Ma ciao ragazzi, eccoci qua di nuovo, episodio di Croquetas, quarta puntata, chi lo avrebbe mai detto? Chi lo avrebbe mai detto? Noi però sì. Noi ci credevamo sin dal primo giorno. Croquetas c'è e ci sarà anche durante il mondiale, ragazzi. Puntate speciali. Ce lo dici così? Lo dico così. Bene, bene. Caro Borcavallero, caro Saremo Matteo pronti. Palmigiano, detto il Puma. Grazie, ciao Marco Russo. Croquetas c'è e ci deve essere anche nei vostri click su tutte le piattaforme in cui ci seguite, sia su tutte le piattaforme di streaming podcast, su YouTube. Cliccate sulla campanellina, mi raccomando, campanellina per non perdervi nessuno dei nostri aggiornamenti. Campanellina che fa così, per chi non ricordasse il Come suono fa? della campanellina, più o meno le campanelline fanno. Questa è proprio da ring. Bello, bello. Mettetela perché altrimenti Pereira contro Adesanya. mandiamo da voi Adesanya e Pereira, campioni UFC che seguiamo abitualmente su DAZN. E fate anche swipe up. Sì, No, fatelo. poi fatelo, poi non so Come cosa serve. fanno Com'è che i fanno gli grandi influencer? influencer? Clicca qui. Clicca qui. Cliccate la campanellina. C'è sempre anche lei, ovviamente. Ci accompagna sempre. Questa cumbietta di accompagnamento, di. Non so, ormai è parte delle nostre vite. Sì, sì, Però sì. me lo ricorda nessuno. Oggi no, No, nessuno. dopo Abel Hernandez e Armero, a me questa Non cumbia. ti sei alzato ispirato oggi? No. Mi gioco io un nome allora. Vai. È il cia cia cia. Jackson Martinez. Allora. Ale. Che fine ha fatto Jackson Martinez? Bella domanda. Starà bene. Sì, dai, sarà bene. Sembrava un vero crack. Era destinato al Sì. Milan, eccetera, poi è un po' sparito. Ma è sparito male, cioè, è andato in Sì. Cina, dove è andato, non Sì. so. Sì. Un po' di Cina l'ha fatta sicuramente. Oggi però lui, il grande protagonista, uno dei giocatori più discussi della Serie A. Rabiot per il vantaggio Juve che passa al primo squillo vero. Ufo Rabiot. Grande titolo, bravo Puma. No, è merito della redazione di Croquetas. 150 giornalisti, ricordiamolo, 150 persone che lavorano per noi hanno partorito questo meraviglioso titolo. titolo. Ma è uno dei giocatori più discussi, Borca? Assolutamente sì. Non si può dire diversamente. Credo che per come era arrivato alla Juve 4 anni fa, doveva spaccare la Serie A e l'hanno messo sempre in discussione fin dal primo minuto. Siamo al quarto anno e forse quest'anno inizia a intravedersi quel Rabiot che avevamo visto anche al Paris Saint-Germain. Eh beh, sì, direi che fino a questo momento questa è la stagione in cui sta convincendo di più, anzi, questo inizio è stato veramente travolgente, possiamo Dai, ha dire. tenuto il centrocampo della Juve anche Sì. nei momenti più difficili. A me piace che sia discusso, per me è la sua bellezza. Cioè, se Cioè, fosse la un sua giocatore. bellezza non sono quei riccioli lì, quegli occhi lì. Beh, certo. No, scherzo. Beh, anche, è il Duca, Beh, no? ragazzo, Il beh, Duca. ragazzo, il Duca. What if? What if? E se quest'estate Rabiot fosse andato al Manchester United? Perché l'ha fatta, cioè, Fatta. tra le società era tutto a posto. Vabbè, sì, ve lo diamo. Ok, grazie, bravi. Tra l'altro Prendiamo anche una bottiglia di vino, non Sì, so. un bello champagne. Io vorrei che andassero così le trattative. Ma sicuramente vanno così. Poi Borca sicuramente magari Certo. ci può dire qualche chicca. Però poi non si sono messi d'accordo perché le richieste di Madame Véronique, la mamma di Rabiot, sono state molto, molto, molto Era alte. un bel giro di soldi comunque anche per la Juve, erano tipo, si parla di 20 milioni comunque giù di lì. Sì, per quello che era Rabiot in quel momento, sarebbe stato forse per la Juve economicamente un buon affare? In Sicuro. quel momento, cioè, ritorniamo tutti a quest'estate, Rabiot era uno degli ultimi centrocampisti di una Juventus che aveva appena preso Pogba, cioè c'era anche un carico di emotività per l'arrivo e per il ritorno dallo United di Pogba. Contestatissimo. Rabiot, sì. Contestatissimo. Sì. Sì, assolutamente. Credo che era più con un piede più in là che qua, ovviamente, però le richieste così alte alla fine fanno rompere tantissime trattative. Cioè, anzi, era quel di Rabiot che rimane alla Juve, che chiede questi soldi, ma perché non va via al Manchester United? Adesso è
l'imprescindibile. E queste storie di gente un po' fuori, totalmente fuori, che poi sì, però diventano titolari inamovibili, leader totali, leader tecnici di una squadra, mi fanno impazzire. Si riscattano. Sì, riscattano. Ma lui è un personaggio. Sono delle belle storie. Assolutamente. Lui per me è un personaggio da serie TV, ragazzi. Proprio perché dicevamo prima, con quel ricciolo. Ma poliziesca? Beh, bello, ci avevo pensato poliziesca, però sì, magari lui è tipo il classico socio che vanno in giro. Sai chi lo dovrebbe interpretare? Timothée Chalamet. Secondo me c'hanno qualcosa, sì, sì, c'hanno sì, qualcosa. Sì. Questa scena un po' fuori dal Louvre, questo drone, bello, bello. Sì, che mangia un panino in macchina mentre c'è un taccheggiatore che parte via e loro vanno alla rincorsa. Beh, del resto, comunque, stiamo parlando di un giocatore che fa della corsa la propria sì, forza. Va forte il ragazzo, Ehi Randall, guarda come corre, è un puro sangue. Ma chi è Randall? È il suo socio. Ah, è il suo socio, ecco, per questo. Quello che guida la macchina. Certo. Randall, certo, lui ha origini americane. Beh, la faremo scrivere da autore 1, autore 2, direi a questo punto, la serie TV su Adrien Rabiot. Assolutamente, sono d'accordo. Sta tenendo in piedi il centrocampo ed è un giocatore fondamentale per Allegri, come abbiamo detto. Ma più in generale, vi va di fare un discorso sui giocatori arrivati a parametro zero? Bello. Perché prendere un giocatore a parametro zero è un bene per una squadra, è un male, porta dei benefici, porta dei problemi. Elenchiamo un po' di casi storici che hanno fatto grandi cose e cose invece altri che hanno fatto meno bene. Puma, te lascio oggi così no, perché sennò poi ti... Sei sempre l'ultimo. Sei l'ultimo e c'hai parto meno io, nomi. Parto vai. Io, ma prima lo chiedo, ma tu sei stato un parametro zero? Cosa ti prova a essere un parametro zero, Borca? Sono stato un parametro zero, ma purtroppo in periodi dove i soldi ce n'erano meno. Per me. Sono andato a parametro zero la prima volta, quando sono uscito dopo il settore giovanile del Real Madrid, sono andato a parametro zero a Mallorca. Ok. Come si dice parametro zero? Parametro zero. Perfetto, uguale. Grazie. Perfetto. E sono andato a parametro zero l'ultimo contratto che ho fatto dopo andare via dall'Inter. Sono andato a parametro zero alla certo, il ritorno. Va bene, vabbè, dai, spariamo un po' di nomi. Io parto da... Stiamo sempre in chiave Juve, direi. Cioè, proprio il parametro zero per eccellenza per me. Paul Pogba. Due volte da parametro zero. Certo. Due volte. Beh, tutta quella Juve, Marotta l'ha costruita con dei colpi incredibili. Cioè hanno fatto la storia recente del calciomercato, tutti quelli lì. Sì, sì, ma lo stesso Marotta parla di questo colpo anche nella nostra famosa intervista, no? Sì, Masterclass Marotta lo definisce il suo... capolavoro. Sì. Però stato, che no? Nessuno aveva mai pensato che potesse diventare quello che è diventato la prima volta. Certo. Cioè il primo passaggio. United-Juve. Invece... È stranissima la sua carriera, comunque. Lui fa United. No, è incredibile. Poi va a parametro zero alla Juve, lo vendono a 100 milioni allo United, va a parametro zero e torna alla Juve. Quindi adesso verrà rivenduto a 100 milioni alla United. E poi tornerà a zero? Alla Juve. E la sua vita sarà tutta così, fino ai 96 anni. Il giorno della marmotta di Paul Pogba. Un'eterna cessione, un eterno ritorno alla Juventus. Tutti quelli, no, della Juve. Sì, sì, ci metti assolutamente dentro. Tutti. Pirlo, un capolavoro anche quello, perché Pirlo sembrava un po' a fine carriera, no? Fu una scommessa in un certo senso. Allegri l'aveva messo fuori in quel Milan. Sì, gli faceva fare la mezzala, se non sbaglio. Sì, che Van Bommel doveva giocare davanti alla difesa. Van Bommel, che giocatore fantastico. Fortissimo. Fantastico, veramente. Ma io ve ne dico giusto un paio, ma di quelli recentissimi, perché poi vi lascio un po' di amarcord da voi. Messi. In un certo senso. sì. Messi e Donnarumma. E ce ne sono stati tanti nell'ultimo periodo, Alaba, Çalhanoğlu, Dybala. Tutti questi sono nomi recenti. Ma io stiamo sulla marcora che ci piace tanto, sì, a noi. Sì, che siamo un po' vecchi ormai dentro. Andate voi, dai. Vai, Borca. Vado io? A me mi ha fatto impazzire McManaman. Ma che bomba! Mamma mia, che nome! Steve! Steve. Ha avuto la fortuna anche di allenare con lui. E poi era spensierato. Sai quei giocatori che si allenano con la faccia sorridente? Ma me che me ne frega, sempre. Sì, non le importava niente. Lui giocava, faceva bene, non giocava. Era felice, era una persona felice. E questi giocatori mi piacciono molto. Ma come parlava in spagnolo?
Male, male, come quasi tutti. Io credo che tutti i giocatori delle isole britanniche, quando escono fuori, veramente fanno una fatica grandissima. Coprono un mondo. Beckham parlava bene? Nemmeno lui. Due o tre parole e basta. Ah, due o tre parole? Beh. Sì, salutava la mattina. Vabbè, cioè, salutava sempre. Salutava se- si può dire che Beckham comunque salutava sempre. Sì, sì, era simpatico. Poi qui hai tu. Io c'ho Luis Figo, che è venuto, certo, all'Inter gratis. C'ho un grandissimo Larsson. Bello. Vi ricordate Larsson, attaccante svedese, certo, del Barcellona? Clamoroso. Decisivo in una finale di Champions, quella contro l'Arsenal. Due, sì, assist quando entra. Le treccine più belle del West. Beh, straordinario, no, straordinario. E vi dico l'ultimo un po', perché a noi ci piace quel calcio di una volta, Balak. Balak. Mm. Ah, Balak. Sai che anche lui è un Borca Valero di DAZN Germania. Ecco, vedi. Vuoi salutarlo in tedesco? Danke Balak. È l'unica parola che conosco. Dopo il saluto a Sorin, il saluto a Balak, giustamente. Io ci metto dentro Cambiasso. Perché è stato... Aspetta. Per gli amici che ci seguono su YouTube, c'è anche un bel fotone di... Del Cucciu. Del Cucciu Cambiasso. Ci metto dentro Cambiasso. Con cui ha tante cose in comune. Il ruolo? Oltre al ruolo, Real Madrid? Ci piace giocare padel. Ah, ci piace tantissimo il basket. Ci vedevamo tanto a vedere a Milano all'Olimpia. Mm. Abbiamo figli, siamo pelati. Ci metto dentro Cafu, perché dalla Roma al Milan, certo, è stato fondamentale per le vittorie del che Milan. Che colpo questo. Sì, 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 anche perché aveva vinto il mondiale, cioè stava da Dio fisicamente. E Klose, come no. Per la Lazio, attaccante giocatore pazzesco. Attaccante fantastico e soprattutto è stato leader in quella squadra, è un riferimento totale. Un po' sottovalutato, vero? Sottovalutato, sì. E i suoi scompagni sempre mi hanno parlato fenomenale. Di un grande anche professionista. Mm. Un altro attaccante che ha fatto, vabbè, Lewandowski, che ha fatto cose fantastiche, però qua io, Borca... Ti voglio qua. Sì, cioè io, perché Lewandowski è andato a 25 anni dal Borussia Dortmund al Bayern Monaco, fin qui... Tranne forse Cambiasso e qualche altro caso, abbiamo parlato sempre di giocatori, non dico a fine carriera, comunque a caccia è l'ultimo contratto importante della carriera. Ma se hai 25 anni, il Borussia Dortmund ti ha valorizzato, ti ha cresciuto, ti ha fatto diventare un grande attaccante, ma tu vai a zero al Bayern Monaco, oppure... Perché non ti arrabbiare. No, però. Mi arrabbio, perché io mi arrabbio, torno stai indietro. Calmo. Perché non rinnovi di un anno e tanto il Bayern Monaco ti compra? È una grandissima e fai guadagnare domanda. Due soldi alla tua squadra è una grandissima provocazione domanda. Questa è una provocazione, sì. La dovevi mettere qua. Ma ce ne sono già 1220 e tra poco tutte. Penso che ci può stare un po' di riconoscenza per quello che ha fatto la società per te, che ti ha fatto vedere, ti ha fatto crescere e ti ha fatto diventare quello che sei. Mi metto anche nella pelle del giocatore che si trova che fra sei mesi andrà a parametro zero e il contratto suo sarà forse quasi il doppio se vai in parametro zero che se vai venduto. Però, se vuoi cambiare squadra a quel punto diventa più difficile per chi ti vuole comprare, chiaramente. Le squadre sono sempre più quelli che ti vogliono perché non devono pagare niente, quindi tutti possono magari offrirti un contratto mentre non potrebbero comprarti e poi offrirti il contratto, quindi no, è una situazione complicata. Io a Football Manager faccio solo squadre di parametri zero, quindi cioè sfondi una porta aperta. Però posso fare una domanda sulla tua osservazione? Sì. Ma quindi nel calcio la riconoscenza esiste o no? A volte poche, okay. E nel calcio moderno ancora meno, ma ogni tanto si vedono gesti del genere. Possiamo dire quello di Bremer certo. Al Torino l'anno scorso. C'è qualcun romantico ancora rimane. Siamo pochi. Bremer il romantico. Passerà la storia così. Siamo noi e Bremer. Sì. Però a volte va anche male, penso a Ramsey. Sì. Sì. Perché poi ti rimane sul groppone l'ingaggio pesante. Questo succede sempre. Cioè quando fai un colpo parametro zero l'ingaggio sale e se poi non va bene è un vero problema. Tra l'altro arrivò a braccetto proprio con Rabiot quell'estate, Ramsey. Sì.
Io in quel momento l'avrei preso al 100%, ma faceva impazzire. Rambo. Poi, sai quando mi piaceva? All'europeo con i capelli biondi, che sembrava un Targaryen, era incredibile, era pazzesco. Per gli amanti del Trono di Spade. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. La nostra community che dice su YouTube? Cresce tantissimo, cresce, sono fortissimi. Tantissimo. Abbiamo lanciato un sondaggio sulla community di YouTube, sul profilo DAZN Italia. Sì. Rabbi on fire, cosa fareste a fine stagione? C'è un bel sondaggio, tre ipotesi, rinnovo e titolarità. Rinnovo e lo cedo, quello che un po' diciamo prima, oppure svincolo, perché il contratto di Rabiot scade nel 2023. E come sta andando? E come sta andando? Allora, cosa dicono dire, i numeri? Tu sei il notaio. Di, devo dire, grande community. Sorpresa che sta dominando rinnovo e titolarità. Eravamo intorno al 58%, potete votare ancora, perché il sondaggio è sempre aperto. Non si chiude possono mai. Chiudere sì, i sondaggi. Cioè, tra due anni... Sarà ancora aperto. Poi andate lì a votare. Ma avevo una domanda, scusami Marco, sì. Ma secondo voi è questione del momento o che lo valutano a 360 gradi i tifosi? Secondo me il momento conta tanto. Sì, anche a giudicare dal tenore dei commenti. Ci sono tantissimi commenti, adesso ve ne leggiamo qualcuno, sì. E in questo momento Rabiot per i tifosi della Juve, per molti tifosi della Juve, almeno da quello che leggiamo è osannato. Sì, piace. Sì, sì. Piace. E questo non può essere un po' pericoloso? Perché alla fine quando rinnovi fai un contratto anche a lungo termine. Non lo fai sulle emotività il rinnovo però. Ricordiamo quanto ha rifiutato lo United. Sì. 10 milioni di ingaggio e al momento guadagna 7 pippi, come dicono i ragazzi giovani. Stavo per dire anch'io, 10 pippi. Ma il problema è che se lui chiede 10 pippi adesso sono... Sono tanti, sono veramente tanti. Il calcio di oggi. Siamo arrivati alla vigilia dei mondiali, è normale per un calciatore dimostrare il meglio di sé. Chi lo legge? Dice Ruggiero Manosperti. Ok. Ci sta. Beh, ci sta. E magari fosse così facile sempre dare il meglio di te quando c'hai davanti un campionato importante come il mondiale. Fosse solo quella la motivazione. Sì, che poi ti condiziona anche in un certo senso, no? Cioè qualcuno, per dire, abbiamo sentito le dichiarazioni di Joey Barone nelle partite di Fiorentina Milan, era abbastanza stizzito dall'atteggiamento di alcuni giocatori. Ci sono tantissime polemiche, sì, in questo senso. Sì. A me piaceva questo qua di Edo, mi piace tantissimo. Miglior centrocampista del campionato, ma non siete pronti a questa discussione. Bello, bravo, bravo, bravo Edo. Ai. Sento nell'aria qualcosa. No. Ma perché? Il maledetto violino. Come si dice violino in spagnolo, Borca? Violin. Violin. È il maldito violin? Il maldito violin. Va bene. Oggi ci sono delle provocazioni, delle crocchette piccanti. Sono qua? Prova a toccarle, Borca. No, dobbiamo comprare una busta un po' più grande. Sì. Iniziamo a non centrare. Ti faccio la solita domanda, Palmi. Vai. Quante ce n'è? No, in realtà sto giro un po' meno. 25 sono le crocchette dell'avvento, perché poi c'è Natale, non faremo in tempo e quindi le facciamo adesso. Vado con la prima, Mamma mia. Mamma mia. Aspetta, annusala, di che sa? Senape. Senape. La prima. Senape stellata, non so se esiste. La prima provocazione su Adrien Rabiot. Bella, ma non bella come quella della scorsa puntata che abbiamo... È stata definita la più bella di... Nel top 3. Andatela a recuperare. Sì. Perché tutti lo criticano? No, anzi, rileggo. Perché tutti lo criticano, ma alla fine, in ogni squadra, con ogni allenatore, club nazionale gioca sempre. Era una domanda forse, però io l'ho letta come un'affermazione. Sì, è proprio una domanda. Ma perché se tutti lo criticano, alla fine lui gioca sempre in tutte le squadre? Questo è un po' il concetto. Il concetto è questo. Tipo, dov'è che ha giocato sempre? Allora, cerchiamolo. Io... No, faccio... Vai. Vi leggo l'elenco degli allenatori che ha avuto Rabiot. Non tutti, perché magari alcuni sono la sua infanzia. Allegri, 61 partite. Pirlo, 47 partite. Tra l'altro 61 partite su 40. Sì, sì, ma è veramente incredibile. Sarri, 36 partite. Martuscello, una partita. Ne avrà fatta una. Tuchel, 20 partite. Emery, 89 partite. Blanc, 109 partite. Allen Casanova, vabbè. Ancelotti, 9 partite. Lui ha sempre giocato con Ancelotti. Blanc, vabbè, quel periodo comunque era un altro di riferimento. Unai Emery, Tuchel, Sarri, Allegri e anche Pirlo.
sempre stato titolare. E anche in nazionale gioca tanto, eh? Porca. Gioca sempre. E questo è un bel senso, cioè una bellissima cosa. Mi ricordo quando mi hanno preso all'Inter, che avevo già 32 anni e magari qualcuno dubitava, no, de che io all'Inter potesse giocare, e le avevo risposto proprio questo. Le avevo detto: è da 10-12 anni che gioco da professionista e sempre ho giocato con tutti gli allenatori per un motivo o un altro, quindi lo metto come una cosa molto molto positiva. Ma ne approfitto per lanciare una sviolinata live, una provocazione live, ma non è che anche un po' antipatico, cioè paga questa cosa qui di essere un po' poco empatico con la gente, non lo vedi mai sorridere, avere degli atteggiamenti anche in campo. Quindi dici in generale? Sì, no, in generale, non lo so. In campo com'era? Oh. Non era. C'è uno che sembra che quasi non gliene frega niente, non lo so, cioè questa, sì, guardarlo da fuori. Ma forse più per quello che sembra che l'atteggiamento non sia di uno che sta dando il 100%, e per i propri tifosi questo sicuramente sia la cosa peggiore che può fare un giocatore, quindi... Però secondo me solo sembra. Poi, apparenza. Perché, ripeto, gioca sempre con tutti. Tutti lo mettono sempre, significa che è un grande professionista. Ovviamente si aspettavano di più, sicuramente. Per come era arrivato alla Juve, si aspettavano che giocasse ancora meglio. Però ti devo dire un aneddoto. Ho giocato contro il Paris Saint-Germain nel 2015, mi sembra, un amichevole a New York, dove c'era Ibra, tutti questi fenomeni. E dopo la partita si parlava con il mister Paolo Sosa e mi chiedeva: ma hai visto i giocatori qua? Là? E gli ho detto: guarda, che per me il miglior giocatore di tutta la squadra è quello lì. E parlavo di Rabiot. Bello. E anche sul punto di vista tecnico, che magari abbiamo detto che non è. Invece, quel periodo. Una cosa che ti aveva rubato l'occhio. Cioè, quella maniera di portare la palla, di prepotenza fisica, ma. Un po' con delicatezza, mi sembrava. Bello. Che poteva diventare ancora più forte di quello bello, che bello. Abbiamo visto finora. Prepotenza e delicatezza. Bellissimo. Molto bello. Bello, 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 bello. E purtroppo però dobbiamo rovinare questo momento. Le cose belle durano sempre poco. La seconda provocazione su Adrien Rabiot. Questa di che sa? Questa qua, aspetta che la annuso. Cacio cavallo. Ahia, questa proprio allora arriva dritta. A tutte le trattative ci pensa sempre mamma Veronique. Agenti parenti, sì o no? Che te posso dire? Dici tu. Io sono dell'opinione, magari sono cresciuto in un altro calcio, qui è meglio non mischiare famiglia eccetera con tuo lavoro, con lo sport, con il calcio, in questo senso. È vero che anche tutti quei soldi che negli ultimi anni stiamo sentendo per procuratori eccetera, invece da girare un procuratore già dai a tua famiglia, che è una cosa bella. Quindi è una domanda complicata, una provocazione difficile, ma io penso che sarebbe meglio separare tutte e due le cose, perché rischia anche di rovinare questa relazione anche con sia tua madre, tuo padre, tuo zio. Io non mi farei mai rappresentare da mia madre se fossi un calciatore. Ma non per mia mamma, perché io come mamma vorrei parlare di altro, non vorrei star lì. E perché ti farebbe mettere il giubbotto anche? Sì, quando va. Perché fa freddo. Fa freddo. Ti ricordi la scena di Bastoni in campo? Quando che le pulisce la bocca. Pulisce la bocca la mamma. E ci sta quello che dici. Dobbiamo dire che, non conoscendo chiaramente benissimo la dinamica, anche perché eccetera, ha una storia familiare molto delicata. Sì, assolutamente. Ed è giusto sottolinearlo. Se poi lei comunque riesce a strappare comunque i contratti che ha strappato, e comunque Rabiot, Paris Saint-Germain, Juventus, stava andando allo United, sta facendo la carriera di un top player, quindi sicuramente lei
ha un interesse totale in questa trattativa, però pensa sicuramente in primis al bene del figlio. Poi, come dice Borca, non sempre è facile mischiare le cose, visto che tu ne hai vissuta anche una particolare in un altro senso in carriera. Sì, puoi dirlo. Dai, vuole arrivare a Van Dijk Cardi, è proprio un giornalista, cioè, è veramente incredibile. Non per forza, però visto che l'hai vissuta, per quello di... hai esperienza diretta. No, alla fine quello che ho vissuto io, lei, come posso dire, voleva sempre il meglio per Mauro, e questo non ci sono dubbi, però ovviamente metti tutta la tua vita insieme, fai tutto insieme a quel punto, quindi a volte può essere un pesante problema. Tra l'altro non so se lo ricordavate, ma Rabiot, o se lo sapevate perché ricordavate, era veramente un bambino, ha giocato nel Manchester City, ha fatto 6 mesi nel Manchester City, ma da ragazzino, avrà avuto 13-14 anni. Se googlate la sua foto, c'è questo bambino, questo mini Rabiot, il borsone del Manchester City, la tuta, la felpa, i pantaloncini e questi riccioli. Ha fatto 6 mesi al Manchester City, che l'aveva preso dalle giovanili in cui giocava, e la mamma l'aveva, però poi l'ha portato via perché non avevano rispettato gli accordi, secondo lei lo stavano maltrattando. E a 12 anni. Sì, nel 2008, lui del 95, quindi sì, 12-13 anni, dal Créteil è andato a Manchester City e poi... È il primo Manchester City del nuovo proprietario. Sì, siamo in quegli anni lì. Terza provocazione, ragazzi. Vai. L'ultima provocazione del 2022? No, non è vero, ci sono le puntate di... magari non ci mondiale. Saranno le provocazioni. Provocheremo sempre. Queste crocchette piccanti saranno sempre con noi. C'è un problema, però. Che succede? C'è la provocazione. Sono cascate. Ma sei un burlone, caro Palmi. La provocazione è qui. Allora, per me Rabiot può essere un giocatore alla Milinkovic-Savic dal punto di vista realizzativo e dal punto di vista del numero degli assist, perché è un giocatore che può arrivare in doppia cifra con i gol e può aumentare il suo numero, appunto, degli assist. Voi cosa ne pensate? Alessandro Madri ci lancia la sua provocazione, è il suo questo è il suo cavallo di battaglia quasi in tutte le puntate di Tutti Bravi dal Divano. Lo ricorda? Che ne pensi, Borca? Per numero di gol può essere quello che è un giocatore come Milinkovic alla Lazio? Credo che sul numero di assist poteva essere ancora più incisivo, anche se l'abbiamo visto anche l'altro giorno che ha fatto un assist per Kinue Bello, e soprattutto nei gol ancora di più. Cioè, un giocatore che arriva ma non le vedi negli occhi quella cattiveria che ha Milinkovic quando arriva in aria. Lui vede proprio sangue e riesce a strappare a tutti e a fare gol e assist in un numero molto più elevato. Per caratteristiche che possa averlo nelle sue corde, può essere, ma fino ad oggi non ha dimostrato di avere quella cattiveria che serve nei metri finali, secondo me. Quindi prepotenza e delicatezza, quando si tratta di concludere c'è un po' più di delicatezza. Sì, corretto. Okay. E questa, fin qui, alla pausa, è una delle migliori stagioni, se non la migliore stagione per lui dal punto di vista realizzativo, perché ha fatto 3 gol in campionato, 2 in Champions League. In generale il massimo di gol che ha fatto in un campionato è 4, con il Paris Saint-Germain 14-15 e con la Juventus nella stagione 2021. Quindi, insomma, la questione dove deve lavorare di più, ovviamente, quando si parla di questi grandi centrocampisti, è il fatto del gol ti fa fare un ulteriore step. Lo abbiamo parlato anche tante volte in diretta anche di Barella, che se riesce a far più gol credo che può diventare un giocatore pazzesco. Rabiot ovviamente c'ha quel margine di miglioramento importante sotto questo punto di vista. Se inizia a fare gol chiederà 15 milioni di euro sì, esatto. Stagione. Sentite? Lo sentite anche voi? Sì, sì. Bello. Mi piace questo momento. Senti i fornelli che vanno, eh? Stanno sono lì. La nostra squadra di chef, perché non c'è solo una fantastica redazione, cioè abbiamo anche una cucina, la cucina di Croquetas, il nostro fast food, sono degli chef.
degli chef, uno in particolare, ma non sto a ripetervelo. Chi? Vabbè, lo volete sapere? E chi è? Orazio Comandù. Ciao Orazio, ti aspettiamo presto. È il momento delle croquetas de gambero? Eh sì, quindi lo diciamo? Vai. Tutti e tre insieme, pronti? Uno, due, tre. Croquetas de gambero! Nuova azione per Simone Gamberini. Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovati. Ciao Gambero. Ciao. Ma perché voi siete in questa posizione? Racconta per chi non ci segue in video. Allora, con le mani incrociate sul petto e la testa rivolta verso il cielo, occhi chiusi. La famosa esultanza ormai di CR7, imitata da tutti. Da vero? Tutti? Da tutti, Leao. Sì, l'ha fatto. Lukman, Demiral, tutti. Ma non mi avete accolto l'ovazione per Simone Gamberini? Non dai, rifalla di nuovo. Dai, vai. Che spettacolo! Con le sue croquetas de gambero. Allora, l'ultima volta ci hai raccontato... No, la prima volta ci hai raccontato di Boca Racing. La seconda pure. La seconda ci hai raccontato di Boca Racing. Oggi cosa ci racconti? No, oggi... Aspetta, scusa, la solita... parlo tanto, scusami. La solita domanda. Queste croquetas de gambero sono croccanti o no? Croccanti, ma oggi direi celestiali o celestiali. Ah, ho capito. Qua c'è un indizio, eh? C'è un indizio. Vai. Qui c'è un indizio, però partiamo da Rabiot. Ad agosto avreste detto che sarebbe andato al mondiale? Era un dubbio. No, dai. No, io avrei detto di no. Però ad agosto era in dubbio anche che andasse al mondiale Luis Suarez. Perché? Perché comunque... gli anni passano, la sua carriera volge verso il tramonto e quindi per assicurarsi di andare al mondiale ha scelto di tornare in Uruguay al Nacional de Montevideo, che è la squadra che lo ha lanciato ormai tantissimi anni fa, prima della sua splendida carriera in Europa. È stato convocato dal Tornado Alonso, che è l'allenatore che ha preso il posto di Tavares sulla panchina dell'Uruguay, e quindi andrà al mondiale dopo che si è fatto di fatto 3 mesi e mezzo in Uruguay e poi finirà lì, poi dopo dovrebbe andare a giocare negli Stati Uniti in MLS, che era un po' il suo obiettivo. Lui ha giocato quindi 3 mesi e mezzo scarsi e ha vinto 2 campionati. Come è possibile? C'è qualcosa che non torna qua? C'è qualcosa che non torna, perché voi sapete, in Uruguay, in Sud America in generale, in Uruguay in particolare, si tende a dare per buono un po' tutto, tant'è che la nazionale dell'Uruguay ha 4 stelle pur avendo vinto 2 mondiali, perché contano anche le Olimpiadi, vinte quando ancora non c'erano i mondiali. Quindi vediamo un po'. No, non conto, cioè diciamo io ai ragazzi ma qualcosa sì, che non va. Ma sì, ma lascia. Conta tutto, dai, vale tutto. Tant'è che, insomma, le due grandi squadre del calcio uruguaiano, il Nacional e il Peñarol, se andiamo a vedere il Nacional con questi 2 campionati vinti nella seconda era Suarez, è arrivato a 165 titoli nazionali. Vabbè ragazzi, però va bene tutto. E la seconda, il Peñarol, ne ha vinti 132. Quindi mi direte, ok, si contano dall'inizio dello scorso secolo, però sono un po' tanti. Quindi vediamo un attimo come è conformata la questione titoli in Uruguay. Per ripetere, scusami, 100? 165 a 132. Ok, le prime 2 squadre, poi ci sono anche le altre, non hanno vinto tanto, però... Tipo Liverpool di Montevideo, quante ne ha? Cioè, Liverpool di Montevideo, che ne ha vinto uno quest'anno, tra l'altro. Fa parte di questa storia il Liverpool di Montevideo. Che, tra l'altro, come nome, ha anche qualcosa in comune con Luis Suarez. Quindi vediamo un attimo come sono strutturati, perché in Uruguay ci sono il campionato di apertura e di clausura, va bene? Vabbè, fin qua. Classico, grande classico. Grande classico. Però siamo in Uruguay, quindi ci sono meno squadre, c'è anche il torneo intermedio, quindi c'è un terzo campionato. E quindi alla fine dell'anno si fa un torneo tra chi ha vinto i campionati, quindi chi ha vinto l'apertura, chi ha vinto il clausura, chi ha vinto l'intermedio e chi ha vinto la tabla annuale, che è la somma dei 3 campionati. La somma dei 3 campionati che si giocano nell'anno... E quindi chi fa più punti tra i 3 campionati punti sommati è campione della tabella annuale, che non è un titolo a parte, però ti aiuta a fare gli spareggi del megatorneo. Domanda: se uno vince tutti questi 4 campionati, gioca solo. Eccoci qui. Qui viene il bug del sistema, perché non partecipano le seconde, ma tu partecipi come campione d'apertura e campione di clausura, però magari se l'intermedio l'ha vinto una squadra e la tabla annuale un'altra, partecipano queste 2 squadre. Quindi c'è il rischio che tu giochi una partita contro te stesso
e passi il turno in automatico. No, vabbè, è un casino incredibile. Come fai a giocare contro te stesso? Se tu sei campione di apertura e hai vinto la tabla annual, ma non hai vinto il clausura e l'intermedio, okay, tu giochi quella sfida contro te stesso e passi in automatico. Certo, ok. E le altre si affrontano. Quindi ci sono partite in cui tu giochi contro un avversario e se vinci affronti te stesso e quindi hai vinto in automatico anche il turno successivo. Inception! No, vabbè, Gambero, io che... sono perso. Tant'è che qualche anno fa si era arrivato a un bug clamoroso del sistema per cui le quattro squadre erano... Peñarol nazionale, ovviamente, è difficile uscire da quel mondo lì, però il clausura, che è l'ultimo torneo dell'anno, sì, era finito in parità tra Peñarol e Nacional, quindi ha dovuto fare uno spareggio per decretare il campione di clausura che sarebbe entrato nel torneo incastrato e quindi si era arrivati al rischio di giocare quattro volte nel giro di una settimana e mezzo la stessa partita. C'è voglia di giocare in Uruguay. Aiuto. C'è voglia di giocare, quindi Luis Suarez da quando è tornato, lui è arrivato la settimana dopo che il Nacional aveva vinto il torneo intermedio, questa volta ha vinto il clausura, entrambe le finali le ha vinte contro il Liverpool di Montevideo, che quindi anche a livello di nome si sposa bene con la sua carriera, e grazie a questi due campionati che ha vinto in tre mesi si è guadagnata anche la convocazione per il mondiale. Domanda. Vai. La partita che devi giocare contro te stesso si gioca realmente? Non si gioca. Cioè fai una partitella d'allenamento, ti presenti lì contro la primavera, c'è l'arbitro. No, secondo me dovresti giocare tipo Suarez contro Suarez, però devi trovare tipo come fai la PlayStation. Sì, se la PlayStation, no, però, invece ti presenti lì, ti bulli, oh, anche voi qui, oh, anche voi, no, siamo passati entrambi. Tra l'altro, porca, tu ci hai giocato contro Suarez in un Fiorentina-Barcellona di agosto 2015, vinto con doppietta di Bernardeschi, ti direi. No, no. Bravo. Che se vai a vedere gli highlights di YouTube su uno dei gol di Bernardeschi, le faccio un tunnel a Busquets. A Busquets, ragazzi, non ricordo. Fai un pezzo a Busquets. No, ma una busta, ragazzi, una busta. Importante. Grande, porca. Belle, effettivamente erano belle unte queste. Ti dico di più. Queste croquetas de gambero. La busta la la busta la chiudo io. Chiudi la busta. Ho giocato contro Luis Suarez quando giocava al Groningen. Vabbè, ragazzi. Questa è una perla. Bello. Bellissimo. Bellissimo. Hai preso la maglia? No. Non sapevo che avesse fatto così bene dopo. Cioè, quando l'hai visto non hai pensato: ehi, bello, questo è proprio forte. Bravo. Ok, l'ho pensato su Rabiot, ma non su Luis Suarez. Bello, comunque sai cosa mi piace molto? Anche il Tornado Alonso che convoca il pistolero Suarez. Cioè, proprio gli Avengers. E Uruguay, Uruguay in purezza. La patria o la tomba. Eh sì. Bello, grazie Gambero. Se grazie cercate un torneo facile, una cosa facile da seguire, non andate in Uruguay. Grazie per le tue croquetas de Gambero. Ci sentiamo presto. A presto. E dopo delle meravigliose croquetas de Gambero arriva uno dei miei momenti preferiti. Mal di testa, però. Allora, dico che sono tantissimo. Tra poco crocheta de oro. Giochiamo, quiz. Arriva autore 1. Pareggio, siamo tutti pari. Siamo tutti sull'1-1. Sì. Cioè sull'1-1, su 1-1-1. 1-1-1. Beh, perché sono stato bravo. Beh, ti hanno fatto le domande su di te. La scaldi così, porca. Ti hanno fatto le domande sulla tua carriera, vedi tu. Uno dei miei momenti preferiti, non so il vostro, anche il vostro? Beh, a me piace molto. Panino. Il momento in cui Crocheta si rivela la propria anima da fast food. Sì. Com'è il panino Adrien Rabiot? Allora, sarebbe stato facile proporre una baguette. Ma noi non siamo così scontati. Un francesino? No. No. Facile. Però è sempre francese il nome, ci ho pensato dopo. Un pan carré, no. No? No, un pan brioche. Vabbè, ma però scusa, stiamo evitando i luoghi comuni. Tu. No, ma aspetta. Cioè, perché? Spieghiamo. Ora io vi dico, il pane e il pan brioche, ma spieghiamo cosa ci mettiamo sopra, perché viene valorizzato questo pane. Quindi... la morbidezza di un pan brioche, ma anche un po' la dolcezza del pan brioche con? Per me una bella spalmata di burro. Sì, però. Burro? Non un burro da supermercato, eh. Un burro che viene andato a... cioè, un burro che viene preso la mattina, vai proprio, parti in campagna, vai in una fattoria. Le mucche a che altezza sono? 10.000 metri. È un burro centrifugato ottenuto dalla centrifugazione del latte appena munto proveniente da una filiera a bassa temperatura? Quello.
Quello. E poi c'è questo velo qui. Perché Rabiot è così, no? Un po'... Sì. Così... prepotente. Burroso Rabiot. E poi Borca? Poi io avrei aggiunto un po' di tartufo, perché è pregiato. Profumato. Il suo contratto sempre è bello alto, quindi sì. Come il tartufo. Vero. Che costa. Bello. Ma sapete che vi dico? A posto così. Non ci aggiungi una salsina? Non so, non... Una mostardina? Una mostarda di? Fichi. Fichi. Mm. Che sai perché? Perché è un contrasto. Crea certo. Contrasto. Tartufo, i fichi con un po' questa... Sì. Loro contenuto un po'... Non ti piace. No, credo che l'abbiamo fatto proprio bene per questo. Vabbè, perché è stato contestato, è stato in un periodo così e ora di nuovo... Quindi... Adesso piace. Ha vissuto... Fasi particolare, adesso piace. Questo è il panino del mese, possiamo dirlo. Qui è un'offerta, lo trovate a 7,99. Sì, assolutamente. Panino mamma mia che offerta, la 7,99. La community di YouTube. Ma 7,99 con tartufo e burro centrifugato di alta qualità, perché ottenuto dalla centrifugazione del latte appena molto proveniente da una filiera a bassa temperatura, mi sembra un discreto affare. Va bene. Allora solo sì. Per voi. Solo per voi. Ci siamo? Pronti, dai, mi scaldo. Forza. Croquetas de Oro, arriva il notaio, autore 1, Alberto Neglia. Allarme rosso, allarme rosso. Attenzione. Risuona l'allarme per te. Ah, per me. Ma perché hai questa intro? Perché c'è la seconda autore puntata uno. Della Crocchetta d'Oro o sì. Croquetas d'Oro, non abbiamo ancora capito se è singolare o plurale. Decidetelo voi. Per i nostri grafici e Crocchetas d'Oro. Per i grafici e Crocchetas d'Oro, ma ha poco senso. Nel tuo cuore? Essere una. Nel mio cuore è Crocchetta d'Oro, è okay. Una sola. E la seconda puntata del nostro siamo quiz? Siamo alla seconda puntata, nell'ultima c'è stato grande equilibrio, un punto a testa, ricordo. Sì, bella, e molto bella. Oggi si riparte, ci sono tre domande. Poi una quarta bonus che vale il doppio. Applauso vale di incoraggiamento? Sì. Dai ragazzi. Dai forza. Ragazzi. Quando devo siete farcela. Pronti. Grande tensione. Com'è la prima domanda? Come funziona? La prima domanda è un elenco. Dovete scrivere un elenco. Okay. Quindi munitevi di carta e penna. C'è il timer pronto. Penna. Abbiamo anche il timer. C'è il timer. Timer pronti. Ok. Ci siamo? Vamos. 3, 2, 1. Chi sa elencarmi tutti i centrocampisti francesi, escluso Rabiot, che hanno vestito la maglia della Juve? Sono 8. Bella. Centrocampisti, eh? È difficile però, eh? Sì. Pensiamo. Non è facile, no? Non è facile, comunque... no. Ma valgono anche, non so, esterni, robe no, così. No, solo centrocampisti, poi è chiaro. Centrali? Che... Sì. Ah, Urca. Cavolo, è difficile. Non è facile. Io non ne so. Alcuni sono recenti, altri un po' meno. Pensate a grandi campioni, ragazzi, grandi campioni. Vabbè, certo. Però c'è chi poi è diventato un allenatore nel tempo. Certo, chiaro. Quello dovrei avercelo. C'è chi è tornato a casa. Io ne lascio comunque un esterno, perché mi piace dire quel nome. È assurdo, tra magari l'ho considerato tra anch'io. Ho messo un nome che non c'entra niente con i centrocampisti, ma l'ho voluto allora. Ah, è finito il tempo. Sono andato malissimo. Cioè, roba da ritiro della tessera. E poi li leggeremo tutti. Partiamo da Marco. Va bene, vai, Marco. Però controlla che loro non scrivono. Credo. No. Penna giù, vai. Raga, io malissimo. Vai. Cioè, Zidane, Deschamps, Pogba. Solo loro tre. E poi ho messo anche Blanchard, però. C'è, l'avevo considerato Blanchard. Vale come centrocampista? Vale, va bene. Vale. Bello. Vado io? Vai, 4 quindi, Marco. Deschamps, Zidane, Pogba, Platini, Capo. C'è anche però, lui. Però c'è anche lui, Capo. Sì, però io pensaste tipo a Coman. Coman non l'avrei considerato. Ma sono uguali, giocano lo stesso ruolo. Ma il notaio l'ha considerato. Capito, Coman non l'ho considerato, per esempio. Vabbè. Iniziamo malissimo. Allora, Anelka. C'è troppa ambiguità. Pericar. Henry. Quindi Puma in vantaggio al momento. Ma perché tu avevi pensato a Capo. Tu cosa hai fatto, Borca? Avevi pensato a Capo? Sincero? No. Ok. Quindi non c'è problema, vai, no. Borca. No, io sono malissimo. Cioè? Io avevo messo Deschamps, Zidane e Platini. Vabbè, sono i tre principi. Sì, dai. Ma non ho messo Pogba. Ho messo 6 ore qua. Io ho considerato. Vai. Matuidi. Mamma mia. Com'è che esultava Matuidi, te lo ricordi? L'Albatros, che si faceva. Patrick Vieira.
Lo rifacciamo, ti prego, rifacciamo. Ragazzi, Blanchard, Deschamps, Platini, Zidane, Pogba, Capo. Cioè io ho preso Blanchard, no, no. Ma non ho preso Matuidi e chi era l'altro? Tutti, Vieira, ma non c'era. Tutti. Vieira era abbastanza facile. Dai. Sì, vero, la vero. Juve, non sai, per me la Juve, già dal periodo quando ero in Real Madrid, sempre questi confronti in Champions League ci vincevano. Sì. Cioè, la Juve... Ostica. Sì. Me nuocia la salute la corchetta teorica. Rosico tutto il giorno. Dai, adesso preparatevi per la seconda domanda. Prendo questo punticino. Puma 2, Marco 1, Borca 1. Serve scaldatevi col buzz. Chi si prenota risponde, Marco, se qualcuno lo sa. Questo è quello di Borca. Io sempre la mia molla. La tua molla brutta. Vai. So che avete citato il Duca. Vado col tempo? Vai col tempo. So che avete citato il Duca, sì. Ma Rabiot ha altri due soprannomi. Oh, sapete dirmi almeno uno dei due soprannomi? Cavallo pazzo. Sì, o più precisamente, sai com'è? Cheval Pass. No? Cavallo pazzesco. Cheval Pass. Sin da ragazzo il francese veniva chiamato Shunkawakan, che in lingua indiana significa proprio un uomo chiamato cavallo. Un uomo chiamato cavallo. Sapete perché? Perché è il terzo film di una trilogia che si chiama Shunkawakan, il trionfo di un uomo chiamato cavallo. È un film del 1983 ed è il terzo appunto di questa trilogia, che comprende anche un uomo chiamato cavallo e poi la vendetta dell'uomo chiamato cavallo. Effettivamente poi è diventato cavallo pazzo per semplificare le cose, però lui ricorda un po' un cavallo che fa scorribande tra le praterie, non so. Secondo me sì, anche Randall lo pensava, no? Anche Randall. Però c'è un altro soprannome che voi non sapete, che è Pupu. Scusa? Aia. Pupu. Ma in che senso? Pou, alla francese Pupu. Pupu. Perché? Perché quando era ragazzino aveva questa chioma foltissima e a molti dei suoi compagni questo ricordava Puyol. Quindi come Puyol. Ma è bellissimo questo. È un aneddoto carino. Quindi diciamo il Puma ha collezionato un punticino. Ehi Randall, guarda come ma corre. Il Puma in questo gioco è, cioè, non è ingiocabile. Ma perché la molla è veloce. La molla è veloce. Quindi no. Puma va a tre. Comunque, come si chiamava sto film, quindi? Hai allora detto? È una trilogia. Dammi solo il primo titolo. Allora, Shunkawakan, il trionfo di un uomo chiamato cavallo. Okay. È un film, tra l'altro non l'ho detto, di John Hoog. Ho visto un paio di film di John. Presto di nuovo al cinema con Timothée Chalamet. Certo, che sarà la riedizione della serie TV. No, sì, la serie TV. Sì. Ultima domanda? No, terza domanda, poi c'è quella bonus. Ah, ok. C'è una terza domanda che è un po' più semplice. Vai. Vamos. Chi è l'idolo d'infanzia di Adrien Rabiot? Pulsantiere calde. L'idolo d'infanzia di Adrien Rabiot. Fai partire Adrien un tempo, Rabiot. Marco, vediamo. Nazionalità? Cioè, dacci un indizio. Troppo facile. Ok. È stato un grande centrocampista. Ok. Che non gioca più. È diventato un allenatore. Ok. Un grande centrocampista. Borca l'ha affrontato. Urca. E ti ha anche segnato contro. No. Ha giocato in Italia? No. Non ha giocato in Italia. Mi ha segnato contro. Quindi giocava in Spagna? No. L'hai affrontato col West Brom. Bellissimo. Puma. Paul Scholes. No. Qualcun altro? Centrocampista. È stato un grande centrocampista. Nazionalità? No. Nazionalità non si può dire, però. Dai. Cioè, grande centrocampista. Grande centrocampista. Vai. Robert Pires. No. Bella chiamata. Vabbè, vi dico la nazionalità. Vai. E poi chi è più veloce a prenotarsi lo indovinerà. Vai. È un centrocampista inglese. Non lo so. Ti dico Lampard. Vai, porca. Giggs. No. Steven Gerrard. Bravissimo, Puma. Come è andata bene? È un dominatore, però, ragazzi. Però è andata molto bene. Non lanciare il buzz, porca. È un dominatore. Beh, lo ricorda un po' lontanamente, dai, come caratteristiche, no? Lontano. Così, molto. Ma com'era Gerrard? Tu l'hai affrontato e ti ha anche segnato, te lo ricordi? Non me lo ricordavo. Lui e Kuyt. L'avevo cancellato. Grande Dirk. Dirk Kuyt. Non ricordavo di averlo affrontato, forse. Sì, ma l'avevo cancellato nella mia mente perché siamo retrocessi contro il Liverpool. Nella penultima giornata. E non un gran ricordo. No. Hai rovinato la giornata di Borca. Da Borca. Hai rovinato la giornata di Borca.
Poi faremo una puntata speciale sugli aneddoti di Borca al West Brom, perché sono veramente belli, ragazzi. Sì, sono di tutti i tipi. Voglio saperli tutti. Comunque c'è la domanda bonus, che non è direttamente legata a Rabiot, ma a un compagno di Rabiot. Quanto vale? Vale due punti, due questa punti. Qui, non uno. Non è semplicissima, però potete arrivarci. Palmi 4, io 1, Borca 1. È un po' contorto. È un po' contorto il modo in cui ci arriviamo, ma Rabiot ha giocato con Marco Verratti. Sì. Bene. Okay. Voi sapete dirmi chi è l'idolo di Marco Verratti, nonché idolo di Ennio Morricone, nonché ex compagno di Borca in Italia? Quindi Verratti e Ennio Morricone hanno qualcosa in comune. Verratti e Ennio Morricone hanno qualcosa in comune. Vai, Borca. Perché vai, Borca, ah, si no, deve prenotare. No, pensavo fosse... Era pronto. No, pensate, Ennio Morricone era un tifoso della Roma. Sì. Aquilani? Ah... Sei velocissimo. Pitarro. Bravissimo. Vai, vai. Il buzz più veloce del West. Quanto era forte Pizarro, Borca? Fortissimo, fortissimo. Ma scusami, Ennio Morricone aveva come idolo... Ennio Morricone aveva come idolo David Pizarro. Me l'ha detto il gambero prima nei corridoi nella reazione de Croquetas. Sì, sì. È grande zampata qua, Borca. Ma che ricordo hai di Pizarro, Borca? Fantastico, perché era troppo facile. Cioè, è facile dire che io ero forte, che Aquilani era forte, però secondo me il più forte era lui. Cioè, era più facile per noi perché avevamo lui accanto. E quando avevamo un problema gliela davi, lui era quello che sterzava, non gliela toglievi praticamente mai. Bello. Grandi applausi. Voi sapete i due soprannomi di Pizarro? Peck. Quali erano? Dammi un punto per questa cosa. No, Peck perché è il mago pechegno. Poi c'è un altro incredibile che ho scoperto: è il enano della provvidenza. Bello. Perché il nano della provvidenza. Bello. Bene, bello. Allora direi, quindi ricapitolando, 4 punti per Palmi, 3 Borca, a lungo, incredibile, mestamente in fondo alla classifica. Mi spiace. All'ultimo posto. Non mi convince Marco Russo là dietro. Ma mi spaventa più da inseguitore. Sarà la rimontata. La prossima settimana prendo tutto, rispondo tutte le domande. Tutte. Siamo quasi alla fine, ragazzi. Sì. Con cosa chiudiamo? Con la maglia scorcata da Borca. È sempre a chi? A un francese. Un centrocampista francese. Andiamo proprio... Un centrocampista francese. Cosa c'è nel tuo... Era difficile questo. Archivio di maglie. Però... Borca, quante maglie hai? Troppe. Numero. 400.000 mi ha detto prima. 400.000 no, maglie. Quelle solo nella prima stanza a sinistra. Ah, ok. Giocatori francesi centrocampisti. C'ho la maglia della Fiorentina di Beretò. Bello. Beretù. Quando giocavo all'Inter l'abbiamo scambiata, quella che avrei voluto, che mi sembra una bella cosa, quella di Djorkaeff. Borca, guardami, ce l'ho. Vedi? C'è uno scambio maglia, se vuoi. Veretù per Djorkaeff? No. No, magari un altro. Per Veretù, che è stato convocato al mondiale, tra l'altro. Bravo Veretù, non senza polemiche. Vabbè, però questa E c'è una bellissima maglia de Las Dierra, vi ricordate? Bello. Numero 10? Ma Real Madrid o Chelsea? Cioè, voi... Quiz veloce. Vai. De che squadra ho la maglia de Las Dierra? Allora, se fai il quiz deve essere particolare. Portsmouth. Ma è ingiocabile, questo ragazzo è ingiocabile. Su queste robe è più forte. Queste robe... Applausi. Era in forma, oggi era in forma. Sì, veramente. Ma in forma. Ci hai giocato con Diarra? No, hai giocato con l'altro Diarra. Ho giocato con Mamadou Diarra, che era un grandissimo personaggio dentro dello spogliatoio, ma lui non giocava con la Francia. Ah, no, certo. Era Mali, vero, maliano. Perché è un gran personaggio? Perché era molto particolare, era arrivato nuovo quell'anno e il Real iniziò un po' male quella stagione. Si facevano spesso riunioni anche allo spogliatoio e anche se era nuovo, c'erano dei giocatori pazzeschi in quel Real Madrid, quelli Raul, Ronaldo, eccetera, che parlavano nella riunione, ma una riunione si è alzato lui e ha iniziato a parlare in inglese, dicendo che lui vinceva da tantissimi anni all'Olympique de Lyon e che non era venuto al Real Madrid per fare queste figure. Oh, no. Personalità! Mamadou. Personalità! Bravo! Mamadou, questo Mamadou. Bravo Mamadou. Gran personalità.
Grande. Bello. Ragazzi, ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo l'anno prossimo. Comincia un ciclo speciale di puntate di Croquetas dedicate al mondiale. È vero, non perdetevele perché saranno belle succose, non solo croccanti, anche succose. Troverete anche l'ultima puntata annuale di Lost in the Weekend, che uscirà come sempre a un orario indefinito del martedì sera. Non perdetevela perché sarà carina, spero, anche se dobbiamo ancora scriverla un montaggio. Sarà una puntata carina e coccolosa. Coccolosa, tenera. Ok. Ciao ragazzi, ciao, sempre bello. Ciao.